uno straccio di spiegazione, perché chiamiamola così, forse ce l'avrei anche a disposizione, ed è una spiegazione che però fa riferimento a una teoria di fisica che è una descrizione dell'universo fatta da un fisico che si chiama Bohm e che ha costruito quella che è la fisica della virtualità. La griglia olografica del tempo, in pratica. Esattamente, esattamente, esattamente. Secondo Bohm, lo spazio, il tempo e l'energia non esistono, ma tutto è in un solo punto, in un solo attimo, non esistendo il tempo e non esistendo lo spazio. Cioè, tutto si svolgerebbe, l'universo, in un solo istante, se così si può dire. Ebbene, si può dimostrare che l'universo così piccolo, forse non più lungo di 10 alla meno 44 centimetri, pensate, secondo Max Planck, la cosa più piccola dell'universo è 10 alla meno 44 centimetri e 10 alla meno 33 secondi come tempo, quindi una pallina piccola piccola, saremo tutti dentro, e in questa pallina piccola piccola noi potremmo collegarci automaticamente con quello che noi riteniamo il tempo passato, il tempo futuro o altri luoghi, semplicemente modificando la vibrazione del materiale che ci circonda. Un fisico che tanti anni fa disse che a ogni corpo che si muove si può associare una vibrazione, si chiamava De Broglie. E quindi se noi, la penna che ho in mano in questo momento, associo una vibrazione che è compatibile con la mia, io tengo la penna in mano, la sento, la tocco, ma se questa vibrazione lungo l'asse del tempo o lungo l'asse dello spazio, lungo l'asse dell'energia cambia, questa penna io non la vedo più nell'ambiente in cui sono, perché magari la vedrebbe, che ne so, qualcuno che sta in questa stanza dove sto io in questo momento, ma 50 anni fa. Allora, è probabile che ci siano delle interferenze tra diversi luoghi, diversi tempi, che possano in qualche modo localmente, puntualmente e quantisticamente interferire, formando queste piccole bolle di luce che sono piccole porte che portano in uno spazio in un tempo diverso. Piccole porte dimensionali, in pratica? Sì, come dei punti in cui il tempo nostro ha aperto un varco in un tempo diverso. Ah, quindi non si tratta di attività di monitoraggio da parte di qualcuno, è esclusa questa ipotesi sugli orb? È esclusa questa ipotesi, sebbene nell'ambito ufologico esistano moltissime testimonianze di sfere luminose e anche di fotografie, perché noi abbiamo anche delle fotografie di questi oggetti che sono delle sonde che vengono a monitorare, ma hanno caratteristiche e dimensioni e osservabilità completamente diverse. Faccio un esempio: mentre l'orb, questo 5% del quale stiamo parlando, avrà delle dimensioni piccole di 2-3 centimetri, forse la sonda che entra nella mia stanza mentre io sto guardando la televisione e che mi passa magari davanti è una palletta di 10-15-20 centimetri di diametro, con un colore ben preciso che di solito va dall'azzurro intenso al rosso intenso, al giallo intenso, non bianco slavato come quello che si vede nelle fotografie degli orb. Quindi è qualcosa di completamente differente. Quindi gli orb da chi sarebbero originati in pratica? Dal soggetto con facoltà paranormali o da una fonte esterna, secondo i suoi studi? Dalla casualità, cioè da quell'istante in quel luogo qualcosa interagisce dal passato o da un altro luogo con questo luogo. Piccole interazioni, quindi non grandi interazioni, che aprono piccoli varchi, e se uno si trova a poterli fotografare e se uno si trova a poterli sentire, qui si tratta del fenomeno paranormale, cioè il soggetto che ha capacità paranormali è più sensibile a queste cose, perché non dimentichiamoci che noi abbiamo nel cervello due lobi, uno destro e uno sinistro. Il lobo sinistro è quello che fa i conti, 2 più 2 fa 4. Il lobo destro è quello che dice: io sento che c'è qualcosa che non mi torna. Ecco, l'addotto ha forti facoltà paranormali che sono dovute soprattutto al modo che ha il lobo destro di comprendere le cose, e quindi è più ispirato, se vogliamo, più sensibile a vedere delle cose che noi distrattamente, correndo tutti i giorni, non ci faremo neanche caso. Le vedremo anche noi, solo che siamo molto più distratti di una persona che è allenata a percepire queste cose. Ecco, ritornando all'argomento orb, diciamo, quando si riesce a rilevare la loro comparsa in un determinato ambiente, tramite macchina digitale, tramite telecamera, eccetera, eccetera, poi vi risulta che esiste una interazione su quell'ambiente stesso o sul soggetto che sta accanto a questi orb? Sì, risulta questo. Sono interazioni a volte molto discutibili, però per esempio ci sono delle fotografie, per esempio su internet, che noi abbiamo esaminato, sono abbastanza curiose, in cui vengono fotografati orb in presenza di animali. L'animale sembra accorgersi che esista l'orb e in una sequenza fotografica segue l'orb nel suo movimento con lo sguardo. E sappiamo perfettamente che i gatti,
e cani hanno uno spettro visivo superiore, comunque diverso dal nostro, e quindi è un po' come una moderna macchina fotografica incastrata negli occhi di questi animali che fossero in grado di percepire quello che noi normalmente non riusciamo a percepire. Questo vuol dire che il fenomeno è nell'ambiente, che si muove, che l'animale lo segue, ma non è detto che ci sia una interazione tra l'orb e l'animale. Noi vediamo che c'è un'interazione tra l'animale e l'orb. Quindi c'è soltanto, si rileva soltanto questa presenza, ecco, non necessariamente deve esserci un'interazione. Non un'interazione, cioè non una volontà di queste cose di fare determinate evoluzioni. Ecco, ma queste cose, secondo lei, sono dotate di intelligenza o no? Credo di no, perché almeno quelle di cui stiamo parlando, quindi escludendo il 95% degli spray di cui abbiamo parlato prima, sì. Quelle di natura vera e propria ufologica, sono semplicemente, come dire, delle smagliature dello spazio-tempo che ci permettano di bucare in qualche modo il telone da schermo in cui vediamo la realtà, bucarlo in qualche modo e vedere una realtà di un telone che sta dietro. Quindi una cosa puramente naturale basata sul fatto che l'universo è fatto in questo modo, dei piccoli buchi di groviera che si aprirebbero sullo spazio-tempo, per caso direi. Ecco, considerato questo e considerata la teoria dell'universo olografico di Bohm, un domani, secondo lei, potremmo agganciarci a questi fenomeni per sfruttarli in qualche maniera e magari fare un salto quantico in avanti o indietro nel tempo? Sulla carta questa cosa sarebbe possibile, perché se è possibile sulla carta direi che sicuramente poi ci sarà un giorno la tecnologia che ci permetterà di farlo. Qualche miserrimo esperimento in questo senso è già stato fatto negli Stati Uniti, per esempio, ci hanno un po' dato a bere perché tutte le cose più strane e più belle le fanno negli Stati Uniti, no? Quando si dice la ricerca americana. In Italia non ci riusciamo mai. In Italia non ci riusciamo mai perché l'Italia è praticamente l'ennesimo stato degli Stati Uniti d'America, quindi ormai siamo dei vassalli incapaci di comprendere, di volere. Da noi la ricerca non si fa più, la ricerca la fanno negli Stati Uniti. Noi dobbiamo solo comprare i prodotti che fanno negli Stati Uniti. Questo è l'aspetto economico, purtroppo, della situazione italiana. Da questo punto di vista, gli americani hanno fatto però un esperimento interessante. Hanno preso un fotone, lo hanno, loro dicono così, smaterializzato da una parte del laboratorio e rimaterializzato dall'altra parte. Ora, questo è quello che si vede scritto sui giornali e su tutte le riviste scientifiche. Purtroppo va detto che i fotoni o gli elettroni sono tutti uguali tra di loro, quindi non è assolutamente detto che il fotone che è scomparso è anche lo stesso fotone che è ricomparso dall'altra parte. Quindi se faccio un esperimento con i fotoni, mi sembra che io abbia trasportato materia facendola passare attraverso lo spazio-tempo, ovviamente, ma se faccio l'esperimento con un gatto, magari il mio gatto Willy scompare da una parte e dall'altra parte compare un sasso, ecco, questo potrebbe essere un nuovo modo di vedere questo tipo di esperimento. Quindi questo per dire, si può fare, qualcosa è già stato fatto, ma siamo ben lontani ancora dal realizzare un esperimento complesso come il trasporto della materia. Ma questo semplicemente perché non tanto manca la tecnologia, ma manca una teoria che sia in grado di spiegare questi fenomeni. E sapete perfettamente che questi tipi di tecnologie, una volta messi a disposizione dalla teoria alla pratica, sarebbero, come sono peraltro tutte le ricerche fatte ormai nel mondo, di natura prettamente militare. Quindi verrebbero usate non per salvare le persone, per costruire ospedali, per raggiungere posti utili per la ricerca, ma per fare la guerra a qualcun altro. Professore Malanga, a conclusione di questo nostro intervento radiofonico sugli orb, alla fine c'è da guardarsi, c'è da temere da questo fenomeno oppure possiamo stare tranquilli? No, assolutamente c'è da stare tranquilli, ma guardiamo questo fenomeno con curiosità, perché la prima cosa importante che Galileo diceva di fare è, quando ti sei accorto che esiste un fenomeno fisico da studiare, guardalo con attenzione per capire com'è fatto. Quindi guardiamoli non con paura, ma con attenzione e con curiosità. D'accordo, grazie professore. Allora, dall'Università di Pisa abbiamo avuto in collegamento radio il professore Corrado Malanga, che ringraziamo per questo suo intervento e speriamo di averlo ospite in qualche altra nostra puntata radiofonica. Grazie, buonasera. Grazie a voi per avermi invitato nella vostra trasmissione. Spero di essere presente anche altre volte quando sarà necessario. Se mi chiamate sono a vostra disposizione. Grazie a tutti, buonasera.